Ma guarda, io nel primo tempo l'unico giocatore che non ero contento, tanto gliel'ho già detto anche a lui, è Felici, perché io ho fatto la domanda quando l'ho sostituito, perché siccome lo voglio bene, lo voglio aiutare, gli ho detto quanti cross ha fatto, quanti dribbling ha fatto, quanti tiri ha fatto, quante punizioni ha preso, quante volte ha recuperato la palla. E niente, quindi era l'unico giocatore che il primo tempo non mi era piaciuto perché è successo un po' come a Foggia. A Foggia ha fatto il difensore, oggi né carne né pesce. Ma io dico queste cose non per creare un colpevole o creare un problema. No, no. Io voglio bene al Palermo e voglio bene al ragazzo. Dico queste cose perché, come hai detto te, che hai colto bene nel segno. È un problema di atteggiamenti. Qui ci sono troppi ragazzi, purtroppo, che non giocano, che hanno questi atteggiamenti, che si sentono penalizzati. E quando il Palermo poi ha bisogno, sono venuti meno. Quindi il problema del Palermo è solo questo. Ti chiedo scusa se non riesco a parlare perché oggi ho dovuto dirgli una ragioncina a tutti, perché la figura del pagliaccio non aveva di fare. Io voglio che la gente sia orgogliosa di quello che facciamo. Hanno dimostrato che negli ultimi 20 minuti, non lo so se era fuori gioco o non fuori gioco, però abbiamo fatto 3 gol, di cui uno è stato annullato, però abbiamo fatto 3 gol. Questo il Palermo non può permettersi di farlo negli ultimi 20-25 minuti, ma lo deve fare al primo minuto. Se no, uno non può portare la maglia del Palermo. La maglia del Palermo pesa per le persone che non si sono assume responsabilità. Poi ci possono essere giocatori che sono anche meno bravi, ma se si assumono responsabilità hanno diritto di mettere la maglia. Sul 2-0, quando loro hanno sbagliato il 3-0, te lo giuro su mia figlia, ho detto ora prendo un taxi e me ne vado a casa. Perché io, dopo quello che io martedì, sanno i ragazzi cosa gli ho proposto. Sanno i ragazzi che gli ho proposto. E te lo propongo anche a te perché non mi voglio nascondere di fronte a questa grande responsabilità che ho nel Palermo. Io ho fatto vedere una foto di mia figlia che, come si chiama il ragazzo della playlist? Federico. Federico, quello che fa il merch analysis. Ha proiettato su uno schermo gigante. La figura di mia figlia è la figura di, tu non la conosci, vedi un mostriciattolo, però io la vedo bellissima, la vedo una cosa che più bella non ci può essere. Sono stato fortunato di avere lei perché oggi sono a parlare con te come ho parlato alla squadra perché c'è lei, altrimenti non sarei qui, un qualunquista, sarei uno che farebbe come fanno tutti, che si nasconde sempre dietro le pieghe dei difetti degli altri. Io ho detto, io come vedo lei, che la vedo bellissima, io vi vedo voi che siete bellissimi. Per andare in Serie B, io vi ho guardato sempre con questi occhi. Ma siccome con l'Andria sapevamo che dovevamo stare su 20 metri, siamo andati anche a 31-32 metri, vuol dire che io mi sto sbagliando, oppure si sono convinto che bastano gli allenamenti per creare a voi un certo tipo di mentalità, oppure portarvi un mental coach che vi spiega delle tecniche come si fa. Io l'ho detto a loro nella maniera che mi hanno capito, perché io voglio che il Palermo possa perdere, ma deve uscire a testa alta. Il Palermo deve giocare come ha fatto oggi negli ultimi 20 minuti, come ha fatto le altre partite in cui ha sempre cercato di metterci, oltre che all'organizzazione, il cuore, ma non voglio che noi stiamo ad aspettare che accadano sempre. Come mai al primo tiro in porta prendiamo gol? Siamo sfortunati? Siamo sfortunati? Primo tiro in porta, gol. Noi abbiamo preso una traversa, mi sembra che c'era un altro episodio da gol con Valente. Come mai noi siamo così sfortunati, vediamo sempre le traverse, sbagliamo il gol davanti al portiere? Come mai? Perché con l'amore che io ti ho detto, perché sul 2-0 hanno sbagliato, loro hanno dato il 3-0, il Padre Eterno si è ricordato, come la vostra Santa Rosalia, si è ricordato che io dopo tanti anni devo tornare al Palermo. Oggi il Padre Eterno mi ha detto, non perdi. Ti dico a te quello che ho detto a loro, non mi nascondo, non c'è bugie, non c'è niente. Ma vai tranquillo che pareggi. Vai tranquillo che pareggi. Io ho pareggiato, ma sono contento per quei tifosi che sono venuti, che ci mettono il cuore, che ci mettono la passione. Sono contento perché ancora oggi ho potuto dare una lezione a loro, come spero non di darvi una lezione a voi, perché non siete i miei giocatori, ma siete solamente ad ascoltarmi. Una lezione di poter capire con chi avete a che fare.
A me non mi piace né fare né Lecchino né fare professore. Io sono venuto perché questo mestiere lo amo e voglio vincere con l'amore che io provo per il mestiere che ho e soprattutto per il rispetto che ho della vostra città.